Bella G. Bella B. Ho una domanda per te. Va bene fare il controllo delle distanze e scoprire la distanza di ogni bastone, ma a occhio mi sa che io ho qualche problema con questo amico qua. Il tuo amico Ferro 4? Benny, tu mi arrivi un pochino deloftato. Un po' deloftato e non ho abbastanza velocità per tenerla in aria. Il Ferro 4 comincia a far fatica a stare in aria. Allora, guardalo, l'ultimo giallo che hai tirato è subito, appena non la colpisci perfetta facendola volare, e praticamente mi fai la stessa distanza del Ferro 5, che è quello bianco, ok? Quindi si vede molto bene, solo le palle migliori sono riuscite a stare oltre, tirando da terra. Chiaro, un po' diverso se per caso la palla la possiamo sempre tenere su un tee, per esempio in un par 3. Però nel tuo caso, quindi, qual è il problema principale che senti nel dover gestire il Ferro 4, Ferro 5 e il suo gapping? Ricordiamo che il verde poi in alto è il legno 5 e il blu è il legno 3. Queste sono distanze di carry, cioè di volo. Perché? Perché Benny, ovviamente, vuole prendere l'asta quando sta tirando con questi colpi. Sì, infatti se il Ferro 4 fosse per me un ferro di partenza soltanto dal tee, dove lo avrei giocato o nei par 3 o solo nei par 4 per fare un po' di strada, allora ti dico che non sarebbe neanche male avere una palla un po' tesa che mi fa la stessa distanza di un Ferro 5 di volo e poi inizia a correre e se ne va. Però è un bastone col quale invece vorrei tirarci anche ai green. O meglio, nei campi dove vado a giocare, spesso mi ritrovo par 4 lungo o par 5 corto ad avere quel tipo di distanza. Quindi avere un colpo che arriva troppo basso nella stessa zona del Ferro 5 e poi inizia a correre, è difficile tenere la palla in green. Praticamente non serve a niente. Ok, facciamo un po' di prove. Ho in mente due o tre bastoni da farti provare, anche se io un po' l'idea chiara su quale potrebbe essere il bastone migliore per te ce l'ho già, però ci arriviamo per step. Vediamo. C'è uno spoiler già inizio video? No, niente spoiler. Allora, ti ho dato un ciccione 4, mi piace chiamarlo così, è una driving iron. Iron 4. 4. Questo è un bastone che tendenzialmente dovrebbe aiutarti a far volare la palla un po' più alta di un ferro normale come quello che hai tu, anche un pelino più potente in realtà, che non è la cosa che cerchiamo, perché noi non cerchiamo più che altro distanza quanto precisione, quindi a noi quello che serve di più di tutto è che la palla arrivi dall'alto. Che possa prendere un green con un colpo facile che mi arrivi un po' a paracadute. Com'è? Come lo sensazioni? Senti? Sensazioni? Guarda, mi suona giusto un po' strano sulla facilità. Non che sia difficile, ma faccio fatica a trovare il centro del bastone da lasciarmi andare libero e far partire un colpo. Cioè, se la prendo in mezzo, galoppa e fa strada. Se la prendo un po' centrata, inizia a partire un po' più bassa, che è esattamente il colpo che non voglio. Ovvero, se fosse un bastone da usare dal tee, ti direi praticamente sarebbe già perfetto e andrebbe via, ma forse non è quello che sto cercando. Sì, perché per essere un bastone di precisione un po' dobbiamo anche avere un feedback di come la stiamo colpendo, e soprattutto giocatori come te, che sei chiaramente bravo e hai quel feedback nelle mani, un bastone per assurdo troppo grande, troppo facile come si suol dire, ti toglie un pochino di feeling. Esatto. Cioè, e questo lo vedo proprio con bastone da metti giù, chiudi gli occhi e via sereno. Ma non è il colpo che tirerei un green, non mi metterei lì a tirare così alla spirindio. Voglio piazzare la palla nel settore giusto del green, possibilmente con un buon colpo. Vediamo anche i dati di questo bastone qua. Allora, abbiamo preso il best shot con il ciccione e cosa vediamo? Vediamo che per Benny, per quello che sta cercando, cioè una palla che cada molto dall'alto e che si fermi e che abbia anche una bella giocabilità, quindi che riesca a controllare un po' il destra-sinistra, è la dispersione dell'azzurro, e Benny palesemente non va bene. Siamo molto larghi, ma anche un po' lunghi. Quindi tra la palla meno presa e la palla presa meglio c'è un po' troppa differenza. E l'angolo di caduta, il landing angle, ok, è intorno ai 40, che non è quello che ci aspettiamo, perché è molto simile al ferro 4. Cliccami uno di quelli, esatto.
vediamo che è sempre 40 e qualcosa, lo spin rate è molto simile. Diciamo che abbiamo praticamente replicato il tuo ferro 4 con un bastone un po' più facile, che nel tuo caso, dato che non hai bisogno di questa facilità, cosa ci porta a essere meno precisi? E questo bastone è più indicato per giocatori che, per esempio, hanno una serie di bastoni dove poi i bastoni più lunghi fanno fatica a giocarli, quindi hanno bisogno di un bastone più facile. Oppure se lo usi come driving iron, e allora va benissimo. Oppure anche se hai bisogno di un bastone da tee shot per i par 3. Quindi hai una serie con che arriva magari al 6, ok? E hai bisogno magari 5-4 un po' più facili, ma abbastanza precisi, perché magari con l'ibrido o con legno non ti trovi a tirare nei par 3 col tee. E allora vanno bene. Io, avendo già dei semiperimetrali, quindi dei bastoni relativamente facili per me, anche sul ferro lungo, non ho tutto questo vantaggio. Sì, questo perché bastone. Il vero problema tuo è alzare sta palletta, farla non cadere, prenderla. Farla cadere più verticale per attaccare queste aste. E quindi adesso proviamo a fare uno step oltre e proviamo un ibrido. Ci sta. E via di un altro colpetto con l'ibrido. Allora, racconta, come senti questo? Allora, qua ti parto prima da un mio, chiamerei, rifiuto personale nei confronti degli ibridi. Quante volte abbiamo provato già ad aggiungere un ibrido in sacca? Nel senso che è proprio la forma dell'ibrido che mi disallinea con lo swing. Non riesco a mettere giù un ibrido e vederlo dritto. Quindi in questo caso abbiamo cercato l'ibrido che ha meno linee possibili, cioè quello con la forma più neutrale possibile. Secondo me, Total Black. Secondo me devi dire come chiami gli ibridi tu. Piede dieta beta. Piede dieta beta, è uno dei tanti nomi, è uno dei più simpatici. Gli altri non si possono dire. Quindi ti direi che, a parte la parte, diciamo, refrattaria iniziale, che comunque magari ci si può anche abituare. Sì, ti ho scelto quello dove c'è meno linee, più facilità proprio a metterlo giù, perché... Sì, infatti me ne avevi dato anche un altro paio da mettere giù. No, non ce la faccio neanche a tirarlo. Ha tirato due colpi, partite così. Lasciamo stare. Questo a livello di suono, contatto di palla, già molto meglio rispetto al driving iron per me. Nel senso che inizio già a sentire di poterlo manovrare un po'. Infatti posso anche scegliere di tirare la palla un po' più bassa, un po' più alta, quasi un po' più a comando, diciamo. Dati di volo. I numeri, Benny, 38 di landing. Allora, sei andato un po' più lungo e quasi forse per assurdo troppo lungo. Sì, troppo vicino alla zona del legno 5. Quasi legno 5 e la dispersione ancora non mi piace tanto, tanto di traverso, quindi i colpi che ti sono partiti a destra hanno perso metri, colpi che vanno a sinistra ne acquisiscono, landing un po' basso. Cioè, sono dati che vanno bene, ma non per il tipo di colpo che mi hai richiesto. Se fosse un... scegli un bastone per tirare una palla a un 200 metri e buttarla là, questo probabilmente è un bastone perfetto per me. Perfetto. È proprio da metti e tira. Anche relativamente facile. Esatto. Cioè, questo, la pigli. Questo va. È il classico bastone che va molto bene per fare nell'ordine quello che io chiamo la roncolata, cioè quando che hai... è un gesto tecnico, sì, ma proprio studiato. La roncolata è quella classica situazione dove devo fare ancora strada, la palla magari non è messa benissimo, io non mi sento tanto sicuro e magari sono anche un giocatore che non ha proprio lo swing da pennellatore. Ben ritmato. Tutto. Ok, ma sono un po' vangatore. Quindi ecco. Mano sul librido. Mano sul librido. Lo sradichi fuori dalla sacca. Gli do una vangata. Oh, volente o nolente, sti cavolo di cosetti tagliano, entrano nel terreno vicino alla palla, fanno partire tutto e va sempre bene. Ed è anche un bastone comunque abbastanza preciso quando vuoi tirare a un obiettivo e non hai una velocità altissima, ma non devi neanche avere una velocità troppo troppo bassa, perché ha una leva che è una via di mezzo, essendo ibrido, tra un ferro e un legno. Quindi ed è lì... se vai troppo piano rischia di non volare, se vai decisamente forte... Va bene, però va bene per fare un certo tipo di colpo. Esatto. E quindi
conoscendoti e sapendo che te piace giocare un po' i legnetti e tu hai questo swing un po' anche bello, insomma, su delle linee, insomma, sviolinè, vabbè, è vero, scrivete sotto nei commenti se non ho ragione che Benny ha uno swing adesso bello. Adesso vado a scrivere io nei commenti. No, tu scrivi no. Ti scrivi con 8 count diversi per scrivere no. No, e quindi già dall'inizio la prima cosa che ti avrei fatto provare era più un legnetto. Però ci stava di fare il test a salire e non partendo già dal legnetto. Perché? Perché il legnetto è una cosa che tu già conosci. Quindi io voglio capire se puoi abituarti a cose diverse, perché comunque anche il legnetto ha i suoi limiti. E andiamo a vedere un po' come vola e poi facciamo un po' di considerazioni. Ci sta. Oh, questa mi interessa vedere cosa fa. Questa qui mi aspettavo una palla molto più bassa da come l'avevo colpita. È una flappettina di quella che ti si chiude il bastone, mi aspettavo una flappa calcio quasi. Invece è partita ancora per aria. Sensazioni, rilascio del bastone molto più facile e anche senza guardare dove andare la palla me le sento tutte partire molto più per aria. Proprio per aria, belle, belle da palla che cade a paracadute. Quindi al momento ti direi top. Mi piace anche la parte superiore del bastone, molto gradevole. Non ti dà fastidio, non no. Sai, perché tu sei un po' particolare sul look dall'alto, hai bisogno di un bastone che la... quando lo metti giù ti dia la sensazione di non avere troppe linee, troppe cose. Questa qua, le linee che ha sono abbastanza, diciamo, decorative, ovvero le due parti, le due frecce esterne sono lì solo per decorazione. Nella parte frontale non c'è praticamente niente, se non questo effetto sfumato tra il nero e l'effetto carbonio, che però passa via molto liscio, quindi direi che anche messo giù tanta roba. Dati. Te lo ricordi l'A-Team? Sì. Ti ricordi cosa diceva il capo, non mi ricordo come si chiamava, mentre fumava? Mi piacciono i piani ben riusciti. ma è così. Allora, mi aspettavo chiaramente questo risultato, però bisogna provarlo, perché magari cominciavi a sentire un po' meglio l'ibrido da gestire, oppure ti poteva piacere un pochino di più il ferro cicciotto, perché più vicino ai ferri, tu sei Iron Man, cioè... come ti riferi? Robert Downey Jr. sono, infatti mi chiedo gli autografi per Iron Man, nel senso che mi giochi sempre i ferri belli precisi all'obiettivo. E in realtà qua parla da solo. Allora, landing 49 di media, questo bastone con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palle ha fatto 48 di landing. 48 di landing è il mio ferro 8 come angolo di discesa della palla sul green. E guardate la dispersione, è esattamente all'altezza dei migliori ferri 4 di volo, con una caduta da ferro 8, che quindi chiaramente ferma la palla perfettamente, e tutte sulla stessa linea. Anche quella più a sinistra, sì. Ma due palle hai fatto che ci fanno riflettere e far capire che questo bastone, per quello che hai chiesto, è il migliore. Hai fatto un mezzo gancio e al posto che il mezzo gancio diventi una palla troppo lunga, che inizia troppo bassa che poi inizia a correre, comunque cade dall'alto, si ferma e va soltanto un po' più a sinistra. E l'ultima palla che hai fatto, che non era presa perfetta, la classica flappettina, quella che scivola il bastone, mi aspettavo quindi un bastone però con la suola che qua mi tirava una palla bassa a chiudersi, invece è caduta, pattinato bene, uguale alle altre, perfettamente uguale alle altre. E questa è la miglior dispersione che puoi avere quando tiri verso un obiettivo. Se pensi che lo stai tirando a quasi 200 metri di distanza di volo, ok, è pazzesca. Perché? Perché noi, se tiriamo sempre sulla stessa linea della misura che vogliamo fare, dobbiamo soltanto cercare poi di gestire la direzione. Ma una volta che c'è un bunker davanti o un out dietro, sappiamo che non arriviamo all'out e non caschiamo quasi sicuramente in bunker o in acqua davanti. Questo è il motivo per cui per te, per quello che hai chiesto, questo bastone, il legno 7, è il miglior bastone che puoi mettere in sacca al posto o insieme o tarandolo e gestendo la seconda dei campi rispetto al ferro 4, che era un po' la tua richiesta. Adesso ci ragioneremo, perché secondo me potrebbe essere arrivato il momento di togliere il legno 5, che forse
non è che ti serva così tanto. Addirittura. Bah, ci pensiamo al massimo, ma ci facciamo un altro video. Mi piace. Volete vedere un altro video su Benny elimina anche il legno 5 dalla sacca dopo il ferro 4 e giocherà con solo due bastoni? Fai solo uno switch da legno 5 a legno 7. Potrebbe essere un'idea. Ragioniamoci. Ragioniamoci. E voi? Avete mai fatto dei test così? Qual è il bastone per eliminare il ferro più lungo che riuscite a giocare, con cui vi trovate meglio? È un altro ferro ma un po' più cicciotto? È un ibridino? È un legnetto? Giocate con dei bastoni alternativi che non conosciamo e ci volete mandare da testare? Noi siamo qua. Io l'ultimo bastone oltre i ferri è il drive, non ne voglio sapere, tiro drive e poi soltanto ferri e salto tutto? E guarda che non è capitato così raramente. È vero. Quindi fatecelo sapere qui sotto, sotto nei commenti e ci sta. Ah, è bello.